Riproponiamo l'azione dal momento del lancio di Frosio, ma allorché il campo di ripresa si allarga, la posizione dei giocatori è ormai tale da non chiarire il dubbio. Il vantaggio ha favorito i biancorossi perugini, agevolati nel loro gioco di rimessa. Il Milan, che ha giocato in maglia azzurra, quella di riserva del Perugia, si è portato subito all'attacco senza creare però pericoli per malizia. I difensori del Perugia chiudevano con molta calma tutti i corridoi. Al sesto minuto protestano i milanisti per questo intervento su Chiodi da parte di due difensori perugini. Ottimo in questa fase nel Milan il lavoro a centrocampo di Bigon e le sortite sempre insidiose di Baresi. Al ventesimo Paolo Rossi scambia con Bagni e si presenta solo davanti ad Albertosi, che salva la propria rete con un grande intervento. Al venticinquesimo Bigon, dopo un contrasto, non si rialza ed è accompagnato fuori dal terreno di gioco per una distorsione. Lo sostituisce con il numero 13 Carotti. Due minuti dopo questa sostituzione il perugino Goretti, con la maglia numero 7, scambia con un compagno sulla tre quarti avversaria e, giunto al limite dell'area, lascia partire un forte tiro rasoterra che Albertosi riesce a deviare in angolo. Al 36esimo il Milan otteneva il pareggio. L'azione nasce direttamente da una rimessa di Albertosi, ripresa da Novellino, che avanza, supera la metà campo e passa a De Vecchi. Il mediano milanista lancia in profondità Carotti, che supera malizia uscito l'incontro. Vano l'estremo tentativo di Dalfiume e della Martira di salvare sulla linea di porta. Sul pareggio la partita è praticamente finita. Poche le annotazioni da aggiungere. Nell'intervallo Castagnera ha sostituito Butti con Tacconi. Al 17esimo un tiro di Carotti è stato parato da malizia. E al 28esimo un colpo di testa di Goretti finiva a lato della porta di Albertosi.